con Banca Marche Fabriano, la 23esima di campionato, con Treviso in vantaggio dopo i primi due quarti di gioco, 56-42, più 14, ma è una bella partita, alto il ritmo, squadre che non giocano speculando ma giocano in questo modo. Il primo giocatore che ha un'opportunità fa valere la sua classe, in questa occasione Sergei Cicalkin Rinato, 13 punti per lui con questa bomba, il rimbalzo di Marco Nato, Benetton in campo con Edney Cicalkin, miglior realizzatore della sua squadra con 13 punti a tabellino, poi Bostian Nakbar, Jorge Garbajosa, lui è a quota 10, e Denis Marco Nato, la palla di Edney per Marco Nato che trova un contatto da Mix che riesce a salvare la situazione per coach Maurizio Lasi, invece in quintetto il razzente, il piccolo LaSalle Thompson, poi l'altro Thompson Chandler, sotto canestro Washington e Mix, e poi il realizzatore Monroe, finora miglior marcatore della partita con 16 punti, lui che ne segna quasi 22 di media, ha avuto una fiammata importante a cavallo tra il secondo e il terzo quarto, dove ha sforacchiato la retina trevigiana con tre bombe realizzate su quattro tentativi. 59-42 il massimo vantaggio Benetton, ha toccato proprio in questo momento con una tripla di Cicalkin al primo minuto di questo terzo quarto. Chandler Thompson dentro, sbaglia da sotto, molti errori da sotto misura per Fabriano, soprattutto da parte dei lunghi. Nakbar dentro fino in fondo, Bostian Nakbar trova il fallo di Michael Mix. Primo fallo per Michael Mix sulla penetrazione in contropiede, in transizione per meglio dire, del sloveno Bostian Bocchi per gli amici Nakbar, uno dei migliori giocatori assieme a Stoic dei mondiali Under 22 giocati quest'anno a Tokyo, ed ora in pianta stabile nella nazionale maggiore slovena. Nakbar va a realizzare un tiro libero su due, 60-42 il punteggio, ancora massimo vantaggio per la Benetton. Mix sbaglia da tre punti perché viene stoppato da Garbajosa, poi Marco Nato a ghermire il pallone. Edney, guardate come si gioca a tutto campo, Edney per poco non commette infrazione di passi, e ancora Tyus Edney, vuole palla Garbajosa in posizione di pivot, Edney preferisce battere l'avversario, poi va dentro Tyus Edney, brutto fallo ma inevitabile di Tyron Washington che impedisce letteralmente a Tyus, eccolo qui Tyus Edney, l'occasione di tiro, uno dei giocatori più spettacolari ma anche forse complessivamente uno dei migliori giocatori del campionato, 16 punti a partita, anche 4 rimbalzi quasi per Tyus Edney che è il secondo negli assist con 4,2 punti a partita in tutto il campionato, in una classifica comandata da Gianmarco Pozzecco. Segna il primo canestro della sua, del suo terzo quarto Tyus Edney, che ha superato proprio in apertura del match i 1000 punti in Serie A, tutti con la maglia della Benetton. 9 punti ora per Edney con questo 2 su 2, e Benetton ancora al massimo vantaggio 62-42. Fabriano che non ha praticamente segnato in questa ripresa, la stoppata di Marco Nato, Benetton che oscura il canestro ancora una volta, 2 minuti senza segnare per Fabriano che ora deve difendere sulla penetrazione di Edney, fuori per Nakbar, dentro Nakbar, bella palla per Marco Nato, una finta di troppo per Dennis che va a sbagliare, un canestro già fatto, un rigore e poi il fallo onestissimo di Jorge Garbajosa, da solo contro tre uomini non poteva far altro che fermare il gioco con un fallo. Benetton che alza l'intensità difensiva e Benetton che parte via in contropiede ma soprattutto che impedisce a Fabriano di segnare. 2 minuti e 10 ancora, canestro vietato per la squadra di Maurizio Lasi, che infatti da buon playmaker qual era dice subito: ragazzi, questo ritmo non è il ritmo che ci permetterà di tornare sotto con la Benetton, anche se con un giocatore come la Sal Thompson è difficile tenere il ritmo basso. Sicuramente Maurizio Lasi starà anche dicendo che questo approccio non è l'approccio ideale
per cercare di recuperare qualche punto la Benetton. Fabriano che si è in campo magari con meno mordente rispetto all'inizio del primo e del secondo periodo, prendere subito un 6-0 così da una squadra vivace e frizzante come la Benetton equivale quasi a una condanna a morte. Stiamo ancora sul quasi, però Fabriano che adesso scende addirittura, sale addirittura al meno 20, è in una situazione di vero pericolo, anche perché frecce nell'arco di coach Lasi ce ne sono davvero poche, se si esclude Rodney Monroe arrivato a quota 16 punti con un ottimo 71% al campo, percentuali che non sono da Rodney Monroe perché tira di solito molto, molte volte, quest'oggi si è fermato a 7 tiri dal campo, ma lo stesso Lassal Thompson ha prodotto molto nel corso del primo quarto, ora si è man mano spento alla distanza, ora vedete va a sbagliare una tripla anche se di un non nulla per la Benetton finché c'è la possibilità di andare in campo aperto. Questa partita ora può rappresentare un ottimo rodaggio in vista di un'altra partita che sarà da vivere a mille all'ora, quella contro la Müller Verona. Sì, per poco non va a recuperare, poi Chandler Thompson, l'ex Estudiantes, parla per Tyrone Washington. Tyrone Washington mette giù il pallone, non sembra molto sicuro nel palleggio, si avvicina a canestro, territorio lui più congeniale, sfrutta il raddoppio, trova una buona palla sotto per Mix che va a realizzare il primo canestro di questa ripresa per la formazione fabrianese, il canadese a quota 6 punti, Edney per Nakbar, buona palla di Nakbar per Garbajosa, lasciato completamente libero, sbaglia Garba, rimbalzone di Marconato, poi Cicalkin, la penetrazione di Sergiei e il canestro di Sergiei Cicalkin, ritorna a bottini più consoni al suo valore, 15 punti per Sergiei Cicalkin che è sceso dopo essere stato per molte giornate il miglior marcatore con Edney della Benetton, è sceso a 11.6 di media. Monroe, uno che col canestro ha sempre avuto confidenza, va a sbagliare, Garbajosa si improvvisa ancora, freccia del contropiede trevigiano e poi Cicalkin ci pensa lui, la tripla incredibile da Benetton, Garbajosa fa il play, Cicalkin tira da tre punti, prima abbiamo visto Schittisvili e lo stesso Garba tirare da tre, squadra da cui non sai mai dove viene il pericolo. A parte Marconato, anche in questa circostanza quattro tiratori per coach Mike D'Antoni, per Fabriano è davvero difficile cercare di prendere le misure ad una squadra, ad un quintetto comunque camaleontico che può cambiare non solo tra quintetto base e panchina ma anche all'interno degli stessi cinque in campo, può cambiare forma e modo di giocare in qualsiasi momento. Ora esce Tyron Washington che ha attraversato un frangente non molto felice e lo stesso Chandler Thompson che ha cantato e portato la croce anche se in un ruolo magari poco appariscente per tutti i primi due quarti. Entrano Semprini e Bonsignori e Gunta Svetra, sicuramente per carità Maurizio Lasi avrà anche delle alternative sul perimetro che qualitativamente non valgono quelle di Mike D'Antoni. Ora attenzione al classico jump di Rodney Monroe, l'unico ancora a credere in una possibile rimonta. Simone, Benetton che ha il compito abbastanza facilitato, marcano con grande attenzione Monroe raddoppiando invece tutti gli altri. Ora Marconato alla Pittis, Dennis Marconato finge di tornare indietro, mette lì la manona e poi la palla sbatte addosso al piccolo LaSalle, 69-46, Benetton più 23 e palla in mano per questa perla difensiva di Marconato. Cicalkin isolato in uno contro uno, va il tiro Cica, sbaglia di pochissimo Cicalkin, poi buono il taglio fuori di Bonsignori sul centro della nazionale. Marconato, Monroe, attenzione, sbaglia Monroe, rimbalzone di Monsignori, fallo di Marconato che spinge da dietro il suo avversario, il terzo fallo per Dennis Marconato, travolto forse lui stesso dal ritmo infernale di questa partita. 5:31 da giocare, escono Nakbar e Marconato, dentro il capitano Riccardo Pittis e Marcello Nicola, l'unico della Benetton a non avere ancora segnato. Gattoni, il playmaker scuola pesarese, che fa il suo ringresso in campo. Da quando è arrivato la Sal Thompson non gioca molto, non gioca moltissimo il playmaker ex anche di Trieste e di tante altre squadre del campionato italiano. Ora Mix porta ad 8 il suo bottino. Pittis gioca da pivot contro Vetra, dentro Ricchi, bella palla schiacciata, scusate, sopra la testa per Jorge Garbajosa, il canestro con anche il fallo per
l'ex giocatore del Taugres di Vittoria. Poi si scontra duro con Nicola Bonsignori, tiro libero supplementare per Jorge Garbajosa, 12 punti per lui. Giocatore Enrico Garbajosa di una concretezza incredibile, quando manca la Benetton si sente, come domenica scorsa nella sconfitta di Varese, ma un giocatore che da quando è arrivato a Treviso, cioè dall'anno scorso, ogni partita mette qualcosina in più nel suo bagaglio tecnico. D'altra parte basta ricordare che soltanto l'anno scorso è riuscito a costruirsi una dimensione perimetrale, allora quando prima in Spagna aveva tirato da tre punti appena una volta in quattro anni. Davvero un giocatore che ha molta voglia di migliorarsi, ha voglia di giocare per la squadra, sa sacrificarsi, non è una prima donna assoluta, ma è assolutamente un uomo squadra che può cementare attorno a sé un intero quintetto. Attenzione, lo spettacolo di un altro uomo che attorno a sé può radunare veramente l'intere risorse di un quintetto. Riccardo Pittis, no look per Tyus Edney. A questo punto spazio per lo spettacolo. Marcelo Nicola, mi sa che andrà referto anche lui, sì o no? Sì, i primi due per Marcelo. Benetton che nei primi 26 minuti ha mandato a referto tutti i suoi uomini, 76-50. 76-50, Benetton spietata che continua a difendere con la bava alla bocca. Monroe fa saltare Cicalkin, ritorna Cicalkin su di lui, ma Monroe realizza la sua quinta bomba. Sono 21 punti per Rodney Monroe. E la tripla di Marcelo Nicola. Per fortuna Marcelo non aveva ancora segnato, ha detto ora vi faccio subito vedere che so segnare anch'io. 79-53, subito Mike D'Antoni chiama altre forze fresche dalla panchina. Mix dentro, Mix sta giocando bene, Mix in questo terzo quarto. Poi c'è il fallo di Pittis su un Bonsignori un po' distratto in difesa ma volitivo a rimbalzo d'attacco. Secondo palo per Pittis, triplo cambio per D'Antoni, fuori Cicalkin a quota 18 punti, fuori Garbajosa e fuori Tyus Edney. Sono i tre uomini per la Benetton che sono in doppia cifra, Garbajosa ed Edney con 13 punti, Cicalkin con 18. Dentro dalla panchina Schitisvili, Stoic, Massimo Bulleri. 79-53. Michael Mix in lunetta. Aveva iniziato con molta confusione in campo Mix, ora è già arrivato a quota 13 punti. Ci riprova Mix dalla lunetta, 14 con questo. 79-54. Incessanti i ragazzi del Commandos di Fabriano. Ora Schitisvili riceve palla, poi Nicola prova ad alzare la difesa. Maurizio Lasi, è sintomo che Fabriano vuole, se non altro, onorare fino in fondo l'impegno, e questo ci fa piacere perché la partita finora, nonostante il vantaggio Benetton, era stata piacevole e Fabriano deve continuare a crederci e continuare a giocare la sua partita. Assolutamente sì, anche perché appunto devono cercare di rimediare alla figuraccia rimediata a domicilio contro l'Ambo Livorno domenica scorsa, quindi oggi serve assolutamente attitudine difensiva per ritrovare lo spirito d'un tempo. Ora Gattoni cerca di fuggire oltre ad aver strappato la palla a Mario Stoic. Comunque un quintetto e una squadra più che mai viva, quella di Maurizio Lasi, gente che ha voglia di compensare al fatto che se magari dal lato tecnico, dal lato del talento non riescono a star dietro una squadra come la Benetton che sta correndo a mille all'ora, una squadra che vuole assolutamente rinascere, vuole riemergere dopo questo momento di impasse vissuto in campionato. Squadra più che mai interessante, in posizione di media classifica, può raggiungere una salvezza in estrema tranquillità. E d'altra parte squadra anche ben costruita dal punto di vista tecnico, con giocatori possenti sotto canestro. Bonsignori è uno degli elementi più interessanti a livello italiano, l'abbiamo visto in azione anche a Biella, può fare di più ma comunque è sicuramente un virgulto da seguire. Virgulto un po' stagionato, comunque ancora da esplodere definitivamente Nicola Bonsignori. Monroe si rende utile anche in difesa, lui che
conosciuto soprattutto per essere un tiratore puro. Eccolo qui in possesso di palla. Più 22 Benetton con Gattoni, che giocò come playmaker di Trieste una finale di Coppa Italia nel 93, nel 96 contro la Benetton di Mike D'Antoni. Monroe, triplone di Monroe. Pittis non credeva nemmeno che Monroe potesse tirare da quella distanza, invece va a mettere la sua sesta bomba, Rodney Monroe. 79-60. Con la tripla di Monroe al 28esimo minuto. Più 19 Benetton, Massimo Bulleri, il blocco di Marcello Nicola, Bulleri, hesitation di Bulleri, poi la palla passa sotto alle gambe di Chandler Thompson e si arrabbia Mike D'Antoni. E ha ragione, come spesso accade alla Benetton, situazione fin troppo facile, e i ragazzi di D'Antoni forse vanno sotto la doccia un po' troppo presto. Mike si arrabbia, Fabriano alza la difesa, mette pressing e magari ci crede. D'altra parte è anche vero che non è sempre facile tenere alta la tensione, tenere alta l'intensità all'interno di 40 minuti, specialmente se si considera che la Benetton viene da una gara molto molto stressante ed intensa giovedì scorso qui al Palaverde contro l'Olympiakos, una partita sicuramente non facile e che ha spremuto i giocatori di tutti quanti gli effettivi della Benetton Basket, e che d'altra parte martedì sarà di nuovo di scena in quel di Forlì per un appuntamento senza domani contro la Müller Verona, appuntamento da prendere più che mai con le pinte. Infatti vedete il time out di D'Antoni, è durato praticamente 30 secondi, squadra già in campo, ma la sensazione è che ci voglia anche poco per riordinare le idee e per dare l'ultimo sprint di questa partita. Gundar Svetra addirittura a fare il playmaker dopo che ci ha provato sia con Thompson che con Gattoni, coach Lasi, lui che di playmaker se ne intende. Monroe sbaglia sul meno 19, una bomba che poteva ridare ossigeno ai ragazzi di Fabriano. Il rimbalzo ora di Chandler Thompson, che poi viene ostacolato da Mario Stoic dopo la tripla andata sul ferro per Marcello Nicola. Monroe su di lui, Stoic, miglior difensore sui piccoli secondo Mike D'Antoni nella Benetton. E Mario Stoic spesso ha avuto missioni speciali con ottimo successo contro avversari di rango. Dentro Chandler Thompson, sbaglia da un millimetro Thompson, grande rimbalzo di Schittisvili che poi va via in contropiede Massimo Bulleri. Pittis dentro Ricky, grande canestro in traffico di Riccardo Pittis in arcobaleno, ottavo punto per il capitano Benetton, di nuovo sopra i 20 punti di margine. Più 21 Treviso con Vetra in possesso di palla, il giocatore lettone per Monroe, indiziato numero uno delle operazioni d'attacco di Fabriano. Va a segno Monroe questa volta da due punti. Applausi del pubblico del Palaverde per il 26esimo punto del formidabile fuciliere di Lasi. Pittis per Schittisvili, la tripla di Schitti, non ci pensa due volte Nicolozz. Schittisvili, Schitti per gli amici, la tripla di Schittisvili, canestro importante per il ragazzo di Tbilisi. Sono 8 punti per Schittisvili. Fallo di Bulleri su Vetra, fischiato da Marcello Reatto. 400 partite per lui in Serie A quest'oggi. Più 22 Benetton, 23 secondi da giocare nel terzo quarto, il quarto che ha portato Treviso dal più 14 addirittura al più 26 sul 76-50. Vetra sbaglia anche i tiri liberi. Era da tre punti il tentativo di conclusione di Gundars Vetra, quindi uno su due finora per Vetra. Ci prova con il terzo tiro libero, va a segno l'ex giocatore dei Minnesota Timberwolves. Raddoppiato Massimo Bulleri dalla zona press di coach Lasi, poi Stoic, numero in aria per Marietto Stoic. Bulleri non vuole il tiro, Massimo Bulleri, perché mancano 10 secondi ed è Riccardo Pittis a fare il playmaker contro Gundars Vetra. 6 secondi
va dentro Ricchi, dentro fino in fondo Pittis, bella la palla per Bulleri, la tripla di Massimo Bulleri, il canestro di Massimo Bulleri, e con un'azione orchestrata alla perfezione dalla Benetton si chiude il terzo quarto, 87-64, massimo vantaggio trevigiano quasi avvicinato in questo ultimo intervallo della partita. Benetton, Banca Marche, Fabriano. Schittisvili contro Mix per il quarto quarto. Benetton, Banca Marche, Fabriano, è la 23esima di campionato. Chandler Thompson, in gioventù era l'uomo volante con gli studenti di Madrid, vinse parecchie volte la gara delle schiacciate della Liga ACB, di cui è uno dei giocatori con la militanza più anziana. Ora sta svernando in Italia. Chandler Thompson, anche un paio di infortuni ai legamenti del ginocchio che ne hanno limitato l'esplosività, però uomo d'esperienza, uomo squadra, un vero e proprio collante Chandler, che va a segnare il primo tiro libero, ci prova col secondo. Due punti solo per lui, che oggi si è sacrificato parecchio. Ancora la zona press 1-2-2 per l'Asi, ma guardate la Benetton come arriva con tutti i passaggi di prima a mandare un uomo liberissimo. Massimo Bulleri mette a posto i piedi e va in doppia cifra. 12 punti per Massimo Bulleri con questa tripla. Per lui 3 su 4 da 3 quest'oggi, niente male Bullo. Ora il recupero di Nicola, poi la palla per Bulleri che pompa il contropiede, Pittis al volo per Schittisvili, la schiacciata di Schitti, e doppia cifra anche per il cucciolone della Benetton Basket, per far entrare nei 10 Schittisvili. La Benetton ha sacrificato Alan Tomidi, finito a rinforzare Reggio Calabria. Ora la palla sotto per Washington, funzionano bene però le rotazioni della Benetton, raddoppio sul post basso e poi un giocatore il più vicino che va a disturbare il tentativo di ricezione di Washington, che infatti perde palla. 92-66, massimo vantaggio Benetton. Bulleri, numeri alla Edney per Treviso, che se va avanti così arriva a un altissimo punteggio. La palla per Nicola che poi la recupera da sotto, ancora Nicola, poi Mix, Stoic, dentro Stoic, fino in fondo a realizzare Stoic. 94-66, attenzione, 28 punti di margine tra le due squadre. Benetton che tira dal campo con percentuale vicina al 70%, ora Thompson segna il suo quarto punto. Sembra un po' in bambola Fabriano, soprattutto fisicamente. Benetton che continua a pestare sull'acceleratore, anche perché Mike D'Antoni, giustamente, visto che martedì c'è questo quarto di finale di Coppa Italia, sta ruotando tutti i suoi uomini. Benetton esplosiva, Stoic per Pittis, Pittis per Nicola, per Schittisvili, scusate, che va a schiacciare in maniera devastante Schitti. 12 punti per lui, un altro dei ragazzi che hanno il futuro al di là dell'oceano, ma nella Benetton ce ne sono tanti, Enrico. Schittisvili 12 punti, 4 su 4 dal campo, e pensare che appunto dietro di loro c'è già una leva di ragazzi dell'85, dell'86 che promettono più che mai bene, che giocano nelle giovanili della Benetton Basket, gente, anche giocatori stranieri. David Staffel ne ha un esempio, giocatore cieco di 2,12 metri che può giocare indifferentemente da ala piccola o da centro. Ora Ricky Pittis tira da fuori. Tra giovani promettenti e degli illustri vecchi che si riciclano in ruoli magari rispolverati dal passato, un jump dalla media per Ricky Pittis, la Benetton dimostra di possedere davvero una rosa di soluzioni praticamente infinita e sterminata. A questo punto sarà un problema anche per gli avversari capire da qui alla fine della stagione come limitare una squadra davvero camaleontica. Ma infatti, soprattutto in partite come questa, il potenziale offensivo della Benetton diventa devastante. Marietto Stoic, 100 punti segnati dalla Benetton in 34 minuti. Incredibile. Incredibile. Qui Benetton potrebbe tentare il record perché mancano 6 minuti alla fine.
il record personale della società Benetton Basket, sono 125 punti giocati, segnati contro la Scavolini tanti anni fa. Ed ora Pittis contro Tyrone Washington. Pittis, numero di Pittis, poi dietro la schiena per Schittisvili. Stoic, il blocco di Schittisvili. Mario Stoic ora si gioca un po' come la corrida. Stoic dentro fino in fondo. Mario Stoic, che canestro Mario, gli ha staccato un braccio Mix e Stoic è riuscito a recuperare la coordinazione, andare a realizzare. Stoic 9 punti anche per lui, sale a quota 11 e sono 7 gli uomini in doppia cifra per la Benetton Basket. Una partita in cui veramente sarebbe bello essere un giocatore della Benetton Basket, perché oggi ci si diverte un po' tutti, vero? Davvero, adesso bisognerebbe fare una bella scommessa, riuscire a mandare tutti e 10 i giocatori in doppia cifra. Schittisvili strappa un rimbalzo ad altezza siderale in attacco, gioca più da guardia Schitti, però sa fare all'occorrenza anche l'ala forte. Appunto la scommessa sarebbe quella di permettere a tutti i giocatori, a tutti gli effettivi, di andare in doppia cifra. Bostian Akbar è quello più indietro, ha soltanto 3 punti questa sera, ma Mike D'Antoni forse lo vuol mettere dentro per quello. Ma no, conoscendo Mike non è nello stile nemmeno degli americani infierire sull'avversario, perché sono cose che ovviamente possono tornarti a danno in futuro. 102 a 77, ora Fabriano prova a salvare il salvabile sotto di 25 punti con la Benetton che gioca pensando molto anche allo spettacolo. Ora esce Riccardo Pittis, dentro Bostian Nakbar e ovviamente Mike D'Antoni mette in naftalina i suoi pezzi da 90. Tutto il quintetto base in panchina, perché martedì iniziano i fuochi d'artificio, Coppa Italia e poi la settimana dopo Top 16. Lì ci vorranno tutti e 10, ma non saranno di certo partite come questa. Non saranno una partita come questa, saranno partite davvero senza domani anche per quanto riguarda la Top 16, benché la seconda fase di Eurolega consista in un girone a 4 squadre. D'altra parte chi però comincia a perdere fin dall'inizio potrà forse già dire addio alle speranze, alle velleità di raggiungere Casalecchio di Reina, sede delle Final Four di Eurolega dal 3 al 5 di maggio. Sarà davvero importante per la Benetton. Ricordiamo quindi anche le promozioni che riguardano proprio la Top 16 di Eurolega: un mini abbonamento per le 3 gare interne al Palaverde contro Scavolini Pesaro, la gara inaugurale della Top 16 della Benetton, mercoledì 27 febbraio qui al Palaverde. 3 partite in casa contro Scavolini, Skipper e Barcellona. Vedi 3, paghi 2, 3 partite al prezzo di 2, un abbonamento speciale aperto a tutti quanti gli appassionati non solo della Benetton ma del grande basket, perché davvero Simone in quell'occasione si vedrà del grande basket. La partita di questa sera non può che esserne un antipasto davvero succulento. Il Benetton che è bella da vedere anche quando gioca partite diciamo abbastanza facili, senza nulla togliere all'impegno della Banca Marche Fabriano, ma ovviamente sarà ancora più bello vedere le sfide che contano per l'Eurolega. Infatti il pubblico qui del Palaverde già ricorda la prossima sfida con la Fortitudo Bologna il 27 di febbraio. 102-77, punteggio che si è un po' fermato dopo la scalata impressionante della squadra di Mike D'Antoni. 12° punto per Mario Stoic, uno dei 7 in doppia cifra per la Benetton, che ha 10 da Pittis, 12 da Stoic, Schittisvili e Bulleri, 13 da Garbajosa, Edney e Mario Stoic, 18 di Sergei Cicalkin. La stoppata di Stoic, poi va dentro, commette forse infrazione di passi Thompson, ma c'è il fallo da parte proprio di Mario Stoic. Rimessa in zona d'attacco per Fabriano, che ha messo dentro anche Franco Ferroni insieme a Vetra e Monroe in un reparto esterni che ora punta sulla pericolosità perimetrale. Va dentro Monroe, la buona difesa di Stoic che lo stoppa, ma c'è il fallo. Fallo di Mario Stoic, che invece voleva la stoppata buona. Invece ci saranno tiri liberi per Rodney Monroe, che si è un po' spento negli ultimi minuti.
plastico il tiro della guardia al suo secondo anno a Fabriano. Rodney Monroe, 90% di tiri liberi, 37% da tre, fa vedere anche oggi le sue qualità balistiche, 28 punti per lui, partita che se non altro serve per incrementare il suo bottino. Nakbar vuole segnare, Bocchi, guardatelo a recuperare, palloni su palloni, ancora Nakbar, perde palla, la recupera, la riperde, poi sbaglia tutto. Ora Vetra vuole farci vedere le qualità di uomo volante del Barclay europeo, Chandler Thompson, ma troppo alto il pallone. Ed ora esce Nicola, curiosamente lui che è uno dei migliori marcatori della Benetton con 11 punti a partita, fermo a quota 5 quest'oggi, ma i suoi punti oggi non servivano. Serve questo tiro di Stoic, l'errore, Schitti a rimbalzo, Schitti Svili, ragazzi, segnatevi questo nome se non l'avete già fatto, perché Schitti oggi 14 punti alla sua terza partita ha referto in campionato nella sua vita. Mix, tiraccio di Mix sulla difesa di Schittisvili, poi Monroe contro Nakbar, Monroe palla sotto per Chandler Thompson, sbaglia sull'aiuto di Schittisvili, poi Ferroni, il fallo di Cicalkin. 106-79, è l'ottava volta che la Benetton supera i 100 punti. Enrico, la Benetton, quando vai a vederla, sicuramente non vai via con la sensazione di non aver visto un bello spettacolo. Canestri se ne vedono. Ma non ti annoi sicuramente, infatti rispetto agli anni scorsi mi sembra di vedere il pubblico del Palaverde inchiodato ancora ai seggiolini, perché probabilmente non ne ha ancora abbastanza di vedere spettacolo. Di solito a quest'ora si sfollava già, invece adesso tutti fermi fino alla serena finale, perché davvero ce n'è da vedere quest'oggi, ma quest'oggi per sempre con giocatori tra l'altro che fanno dell'atletismo una delle loro doti principali. Cicalkin, Stoic, Schittisvili, Nakbar sono quattro prototipi di giocatore moderno che sa colpire da lunga distanza, sa andare in uno contro uno, sa ferire, in poche parole, in qualsiasi modo. Passi in partenza netto tutta la vita in questo caso di Bostian Nakbar, quest'oggi preservato da Mike D'Antoni, anche successivamente già giovedì scorso l'autore di un'ottima partita contro l'Olympiakos Pirea, ormai giocatore maturato pienamente. Si parla addirittura di primo giro nelle scelte NBA a giugno per lui, è sicuramente maturo per i grandi palcoscenici ed è maturo soprattutto per le grandi partite che la Benetton andrà a affrontare da qui all'inizio alla fine della stagione, ed è incredibile che questo processo di maturazione sia andato quasi a completamento nell'arco nemmeno di una stagione ma di mezza annata. Thompson 106-83, Bulleri, va dentro Bulleri contro Mix, mancano ancora 2 minuti e mezzo, attenzione la partita non è finita, Bulleri ci prova, sbaglia, rimbalzo di Nakbar che poi va a schiacciare sul ferro, se riusciva anche questa veramente era spettacolo puro al Palaverde. E poi Bulleri con la sua solita verve va a sporcare il pallone addosso a Chandler Thompson. Bostian Nakbar vuole Stoic, eccolo qui, ancora Stoic, la tripla di Mario Stoic, sbaglia, Schittisvili vola, Bulleri va a giocare come Edney da pivot in semigancio, che assomigliano sempre di più Bulleri neo azzurro ed il suo titolare Tyus Edney. 106-85, riduce un po' il margine in questo che in America avrebbe soprannominato Garbage Time Fabriano, che però ora prende questa tripla da Mario Stoic a quota 16 punti, il ragazzo di Zagabria. Vetra va a giocare cadendo all'indietro
la soluzione di tiro Gundars Vetra. Ci sono 11 punti per Gundars Vetra. Cicalkin, palla a Bulleri, finta il tiro da tre punti, Bulleri si incunea sulla linea di fondo, poi Schitti da tre punti, sbaglia Schitti dopo due tentativi realizzati dai 6,25 metri, il 2,12 georgiano, Mix con la palla, Mix, c'è Schittisvili su di lui, atletico, Mix si gira e va a trovare puntuale il fallo nel cuore dell'area trevigiana. 109-87. Michael Mix, dopo i primi due quarti dove non aveva di certo incantato Mix, va a realizzare il suo 25esimo punto, ha segnato 18 punti nei secondi 20 minuti Mix. Bulleri, palla per Nakbar, 55 secondi da giocare, Nakbar in sospensione, fallo sul gomito di Boston Nakbar da parte di Franco Ferroni. L'ex giocatore di Rimini, Roma, di Fortitudo, è il secondo fallo e Boston Nakbar fermo quota 3 punti in una partita che è stata invece una beneficiata per un po' tutti i suoi compagni. 7 in doppia cifra per la Benetton Basket. Dai 18 di Cicalkin ai 10 di Pittis, che ha festeggiato anche i 6.000 in Serie A. Vetra, palla per Monroe, lui è arrivato a quota 30 punti. Ancora Mix, mette giù il pallone Mix contro Schittisvili, poi Vetra, il blocco sotto per Chandler Thompson, fallo di Stoic. ...38 secondi da giocare, Mario Stoic manda in lunetta Thompson. 110-89, ancora una partita stellare sul piano offensivo per la Benetton Basket, che anche in difesa comunque nei momenti dei due o tre break, le due o tre spallate date alla partita, ha fatto il suo dovere. Ora Bulleri, bella la palla per Stoic che taglia backdoor e trova il fallo di Rodney Monroe. ...110-91. Benetton che ha avuto anche 30 punti tondi tondi di margine sul 96-66, momento in cui probabilmente anche Fabriano con l'orgoglio e Treviso con la volontà di non spingere troppo sull'acceleratore hanno ridato la partita contorni un po' più equilibrati. Ancora Stoic in lunetta, sbaglia due tiri liberi, Mario Stoic che si ferma quindi a quota 16. Ultimi 20 secondi con Vetra che ha giocato questi ultimi minuti da playmaker, evidentemente l'Asi non soddisfatto da Gattoni nei minuti finali di questa partita. Chandler Thompson ha segnato tutti i suoi punti con la sua squadra sotto di 30, tutti i suoi 10 punti. Nakbar dentro Vochi, vuole ancora segnare Nakbar e segna il canestro del 112-93 che mette il sigillo sulla partita.